Stare in piedi su una gamba sola per 10 secondi potrebbe rivelare il rischio di morte. Un nuovo test potrebbe rivelare più di quello che si può pensare. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Da tempo è noto che la forma fisica aerobica è associata alla salute. Tuttavia, si è prestata meno attenzione alla forma fisica non aerobica, come la flessibilità, la forza, la potenza muscolare e l'equilibrio. Secondo una nuova ricerca, probabilmente questo tipo di altri parametri dovrebbero essere maggiormente messi in evidenza e le valutazioni dell'equilibrio dovrebbero essere incorporate negli esami clinici. Secondo un nuovo studio, le persone che non riescono a stare in piedi su una gamba sola per 10 secondi in età media o avanzata hanno una probabilità doppia di morire nei 10 anni successivi. I risultati sono stati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine. In questo studio i ricercatori hanno valutato un insieme di 1.700 partecipanti tra il 2009 e il 2020. Durante i controlli, i partecipanti dovevano stare in piedi su una gamba sola per 10 secondi senza alcun supporto aggiuntivo. Per standardizzare ulteriormente il test, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di appoggiare la parte anteriore del piede libero sulla parte posteriore della gamba, con le braccia lungo i fianchi e lo sguardo fisso davanti a sé. A questo gruppo sono stati concessi fino a 3 tentativi per fare questo tipo di operazione. I risultati sono stati sorprendenti. Complessivamente un membro su 5 del gruppo non ha superato il test della posizione su una gamba sola ed è stata riscontrata una correlazione tra età e fallimento. I fallimenti sembravano raddoppiare a intervalli di 5 anni a partire dall'età di 51-55 anni. I ricercatori hanno poi monitorato questo gruppo per una media di 7 anni e hanno scoperto che il 7% di questo gruppo è morto. Di questi decessi, il 32% è stato causato da cancro, il 30% da malattie cardiovascolari, il 9% da malattie respiratorie e il 7% da complicazioni legate al Covid. La percentuale di decessi tra coloro che non sono riusciti a completare questo test era molto più alta, era il 17,5% contro il 4,5% di quelli che c'erano riusciti. Tenendo conto dell'età, del sesso e delle condizioni di salute, i ricercatori hanno stabilito che coloro che non riuscivano a completare questo test in 10 secondi avevano un rischio maggiore dell'84% di morire per qualsiasi causa nel decennio successivo. I soggetti che non hanno superato il test sembravano in generale avere una salute peggiore. Il diabete di tipo 2 era 3 volte più comune nel gruppo dei bocciati rispetto a quello di quelli che ci sono riusciti. E c'era una percentuale più alta di obesità, pressione alta, profili di grasso non sano e malattie cardiache. La scarsa forma fisica non aerobica, normalmente associata a uno stile di vita sedentario, ma non proprio sempre, è alla base della maggior parte dei casi di fragilità ed è risaputo che essere fragili è fortemente associato a una scarsa qualità della vita, a una minore attività fisica e così via. È noto che uno scarso equilibrio è associato alle cadute. Le persone anziane che cadono sono ad altissimo rischio di fratture maggiori e altre complicazioni correlate. Anche questo può avere un ruolo nella maggiore mortalità. Occorre ricordare anche che capita spesso di assumere una postura con una gamba sola, per esempio per spostarsi da un'automobile, per salire o scendere un gradino e così via. Le persone che non hanno questa capacità o che hanno paura di farlo, è probabile che abbiano un problema con la perdita di autonomia e di conseguenza abbiano una minore attività fisica, con conseguente inizio di un effetto chiamato palla di neve, cioè questa palla comincia a rotolare, diventa più grande, alla fine diventa una valanga. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx, registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. Quindi questo tipo di test sulla gamba singola dovrebbe essere incluso all'inizio di molte consultazioni, insieme alla misurazione di altezza, peso e pressione sanguigna. In fondo è un test abbastanza semplice. Però se questo tipo di test viene applicato ai controlli sanitari di routine, avrà un impatto significativo? Sembrerebbe di sì. Dovrebbe essere fatto eseguire alle persone dai 51 ai 75 anni che si sottopongono a un controllo sanitario, indipendentemente dalle condizioni cliniche in qualsiasi contesto. Questo test si chiama OLS10S. E dovrebbe essere incluso in futuro in questo tipo di analisi iniziali delle persone. Probabilmente lo inseriremo anche all'interno della nostra piattaforma Eclepios. Per adesso non c'è ancora, ma assieme ad altre cose ci stiamo lavorando. Come messaggio pratico per tutti quanti, se hai meno di 70 anni dovresti riuscire a completare questo test con successo. Quelli che hanno più di 70 anni, se riescono a completarlo, sono in uno stato di equilibrio statico migliore rispetto agli altri coetanei. Non ci sono differenze note di sesso, quindi maschi e femmine hanno più o meno le stesse
stesse capacità, gli stessi tassi di successo. Si stanno estendendo queste ricerche per verificare l'associazione tra potenza e forza muscolare, che sono due cose correlate ma distinte, e punteggi di flessibilità, per vedere come questi siano correlati con la mortalità per qualsiasi causa. Per esempio, ci sono studi che utilizzano un test dell'alzata da seduti. Puoi provare anche tu, mi raccomando, fai attenzione, potresti anche cadere, quindi farlo in condizioni nelle quali attorno non ci sia modo di farsi del male e possibilmente aiutato da qualcuno. Chiaramente questo qualcuno non deve aiutarti a stare in equilibrio sulla gamba, ma ti deve prendere se per caso ti sbilanci. È noto che l'equilibrio statico può essere migliorato in modo sostanziale con un allenamento specifico. Quindi in realtà chi non supera questo test potrebbe cominciare a darsi più da fare dal punto di vista fisico, ma anche cose molto semplici come lunghe camminate vuol dire almeno mezz'ora, e dopo poco tempo si può già percepire un miglioramento che influisce anche sulla qualità della vita in generale. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno. Quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre col tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di goderci la vita. Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age, dell'anti-invecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo iscrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con coloro ai quali tieni di più. Mi fa personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto, grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità.